Beh, direi tutto sommato abbastanza bene, nel senso che la popolazione è rimasta fino ad oggi rispettosa delle regole nella stragrande maggioranza e anche ha dato prova di compattezza e anche di spirito di comunità. Questo è molto prezioso per tutti. Devo dire che come comune siamo riusciti, abbiamo avuto la fortuna di poter contare su una rete di volontari che anche in questo momento è stata estremamente preziosa. Penso in primo luogo alla Protezione Civile e alla Caritas parrocchiale, attraverso le quali abbiamo messo in campo una serie di servizi, ovviamente supportati anche dagli uffici comunali, dai servizi sociali e dalla Giunta, una serie di servizi per la popolazione che vanno dalla consegna della spesa a casa agli anziani o a coloro che per difficoltà non riescono ad uscire di casa neanche per fare la spesa, al servizio Parlane con me, con un gruppo di psicoterapeute che fanno un servizio di ascolto telefonico dedicato alla popolazione di Belfiore in questi momenti di quarantena. Oltre a altre iniziative come per esempio il banco alimentare che sta partendo in questi giorni per dare sostegno alla popolazione. Quindi una serie di attività che devo dire sono state messe in piedi rapidamente e grazie all'apporto importante del gruppo di volontari di Belfiore.